Roberto Ferri è sicuramente un personaggio che mi ha dato tanto e che mi ha fatto ritornare anche in un certo qual modo a questo teatro, teatro brillante, dopo un po' di anni da cui mancavo. Fare sempre personaggi anche in teatro, però per breve tempo, drammatici, mi ha messo in grave difficoltà con i miei colleghi quando loro dovevano fare delle battute comiche, io gli ridevo in faccia perché diciamo non sono più tanto abituato a reggere la comicità, quindi è stata una bella palestra e loro mi hanno sopportato. Lo vediamo in questo periodo un po' incerto sul suo futuro professionale. Sarà la volta che anche il grande Roberto Ferri se la vede con la precarietà? Allora, dovete sapere una cosa, Roberto Ferri è molto ricco, può rimanere senza lavoro. Il lavoro è lo specchio di Roberto Ferri, ovvero attraverso la professione, quindi lui si rispecchia in questo, si legittima agli occhi degli altri, no? È un po' come un uomo di potere che perde il potere, ma non perde i soldi. Questo l'ho scoperto dopo tanti anni, quindi diciamo purtroppo, e per fortuna per il personaggio che interpreto, ma purtroppo nei confronti della crisi economica che sta colpendo tutto il mondo e l'Italia in particolare, purtroppo per chi invece soffre realmente la crisi, se Roberto Ferri rimane senza lavoro, diciamo, se ne può fare una ragione, purtroppo e per fortuna per lui. Avrei sentito tanto tanto parlare di questa Napoli indecorosa in alcuni punti, però c'è da dire che tu ti sei impegnato più e più volte invece per farci scoprire le parti più belle della città. Ci dici il tuo punto di vista? Noi viviamo purtroppo di pregiudizi. Anche io all'inizio della mia carriera, quando si parlava di Napoli, della Campania in generale, si parlava come di un evento o di un luogo cui stare attenti. Devo dire che più frequento Napoli con gioia e più divento esigente nei confronti della mia città, Roma. Perché Napoli ha delle grosse attenuanti rispetto a Roma, che dovrebbe rappresentare la capitale dell'Italia, ma in generale il pregiudizio è pensare che quello che accada a Napoli accada solo qui. Saviano e tante altre letterature purtroppo di cronaca ci hanno insegnato che se non cambiamo noi ovunque, non a Napoli, ma in tutta Italia, nel mondo in generale, perché quello che sta accadendo purtroppo è inqualificabile e purtroppo non si può neanche commentare, secondo me, soprattutto nei confronti di un'intervista come questa che mi vede pubblicizzare uno spettacolo brillante. Però è la legge del palcoscenico, noi abbiamo anche la funzione dei guitti, dei saltimbanchi, di alleggerimento e ben venga l'alleggerimento, se però ci sono delle coscienze pensanti che cercano di modificare l'ambiente, il comportamento a cominciare da loro stessi, a cominciare da me, per esempio. Io ho cambiato moltissime volte parere nei confronti di Napoli e tornando a un posto al sole, grazie a un posto al sole, la mia vita è cambiata. E grazie a Napoli esiste un posto al sole e viceversa, però sono combinazioni, alchimie straordinarie. E anche il fatto di avere persone che da un posto al sole sono venute a vedermi a teatro, oppure persone che dal teatro si sono appassionate a un posto al sole, è un miracolo. Ognuno porta qualcosa all'altro, questo è importante. Grazie.